siamo molto preoccupati della situazione che sta determinando, che sia sul versante delle materie prime, che sta proseguendo anche in questi mesi, primi mesi del 2022, ma soprattutto l'aumento dei costi energetici. Noi avremo, per quanto riguarda la Molini, sia sul fronte dell'energia elettrica un aumento del 100% del costo dell'energia, sul fronte del gas metano avremo un aumento del 150% rispetto a quello che è stato il bilancio 2021. Esprime preoccupazione, complici anche le vicende di queste ore in Ucraina, Dino Ricci, presidente della Molini Popolari Riuniti, storica cooperativa umbra che ha ripreso a organizzare le giornate seminariali rivolte alla rete tecnica e commerciale, sospese a causa della pandemia. E proprio davanti ai dipendenti agenti, circa 40, riunitisi a San Martino in Campo a Perugia, Ricci ha esposto alcune riflessioni nell'ambito dell'iniziativa formativa e informativa sul ruolo della Molini Popolari Riuniti nel dopo pandemia. Insieme ad alcuni esperti esterni si è parlato di come la sostenibilità economica, sociale, ambientale e la digitalizzazione impatteranno sull'azienda e quindi di strategie e obiettivi futuri. In vista del piano industriale 2022-2024 è tempo di consuntivo e nonostante tutto il 2021 registra comunque buoni risultati. Nella mangimistica Pierantonio siamo arrivati a circa 1.200.000 quintali con un incremento di 20.000 quintali. Nella trasformazione del grano tenero, la produzione di farina, con l'impianto d'Amelia abbiamo raggiunto 250.000 quintali con un incremento di circa 40.000 quintali sul 2020. È aumentata significativamente di oltre il 12% la produzione nel comparto della panificazione, dove avevamo avuto nel 2020 un calo importante per effetto appunto della pandemia. Nel 2021 abbiamo recuperato circa 2 milioni di fatturato e un aumento della produzione. Il fatturato nel settore degli allevamenti è aumentato del 30%, nel settore delle rivendite è aumentato del 15%. Nel settore di mezzi tecnici, che è l'altro settore importante della trasformazione della Molini Popolari Riuniti, abbiamo avuto un incremento di circa il 10%, abbiamo superato i 13 milioni di fatturato. Nonostante il caro energia e materie prime rischi di rallentare gli investimenti, la Molini Popolari Riuniti prosegue col definire il piano industriale 2022-2024 e tra i settori più impattanti ci sarà quello della panificazione. Punti di forza saranno lievitazione naturale, filiera corta, siti produttivi sempre più specializzati e rispetto a questo stiamo investendo in innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, controllo qualità, e macchinari che possono andare a produrre prodotti naturali, salutistici e chilometro zero, cioè tracciabili e rintracciabili.